Ragazzi, buonanotte, sono le 12:30, io sono appena arrivato, voglio farmi qualche ora in pesca, intanto scusate l'assenza, ma per impegni lavorativi per tutta la stagione non ci sono stato, quindi ora ho dei paguri enormi, morti, li ho presi ieri ma sono morti. Andrò a mettere una canna con il paguro, tipo messa lì morta. E poi ho portato pure la bolognese per passarmi qualche oretta con il gamberetto vivo o un po' di bigattino. Insomma, la canna all'angelo la lascerò lì morta con il paguro, con un pagurone enorme. Ne ho 4 di questi. E niente, raga, ora lo vado a spaccare. Allora, raga, ho lanciato la canna con il paguro. Ovviamente ho messo una piccola campanella perché non ho intenzione di guardare la canna, anche perché ho solo uno Starlight e lo voglio usare per il galleggiante della bolognese, quindi ho messo una campanella, la lascio lì morta, ogni tanto vado a controllare l'esca e niente, questo è, raga. Ora apriamo anche la bolognese e mettiamo anche in pesca anche la bolognese. Allora ragazzi, mentre stavo facendo un po' di gambero in porto, guardate che polpo che ho preso, raga, enorme. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate, enorme, un polpone veramente enorme, raga. E questo, raga, lo tengo perché a me i polpi piacciono e quindi io questo lo tengo. Volevo prendere qualche gamberetto e ho preso il polpone veramente veramente bello, raga. Sarà un chiletto, bellissimo, un chiletto, più di un chilo secondo me. Comunque, raga, io metto questo nel sacchetto e vediamo se posso fare qualche gamberetto, dai. Ragazzi, il cugino Adriano è appena sceso da Bologna, con la mia canna ha preso un'oratella. Un'oratella, Marò, hai ingoiato, è il caso con me no, Maronna mia, hai ingoiato. Non so se la possiamo liberare, se la liberiamo, vabbè, la liberiamo. Dopo un anno, cugino. Dopo un anno, cugino, per te. Un'oratella, dai, la liberiamo adesso. Sta, la liberiamo, se ci riusciamo, perché ha ingoiato, cugino. Grande. Da questa mi sa che se la mangia Giorgia, perché mi sa che non si può liberare. Tutto come no. È un bel pesciolino. Ma capisci quando è appizzato, da quando avevi appizzato? E ne andiamo a fare le riole. No, scocciala così. Scocciala così, caccia la pezza. La tua gliela a male, scoccia. Scocciala così. Dai, che sta amore. Non già fa a scocciarla viva. È ingoiato, non già fa. Le ruppe. Eccala mare, l'ho a posto gamba. Eccala, vai. Ha rotto. Tutte cose ruppe. Chi sono Gero Genda? Allora. Andiamo ad innescare il paguro, aspetta che trovo l'amo, ok, qua c'è l'amo, qua c'è il filo elastico. Facciamo vedere a tutti come si effettua. Lo entriamo senza ago, senza niente, come un vermo, cugino. Va bene. Andiamo a girare. Lo stesso innesco in teoria del coreano, no? Più o meno. Sì, andiamo come cazzeggia. Sì. E poi dopo allora, lo andiamo a mettere l'elastico, cugino? Andiamo a mettere l'elastico solo qua su. Solo la parte superiore. Sì, ho lasciato un po' di crosta. Come si chiama? Crosta, visto che qua è polpa, qua è più duro. Dove c'è il gambo? Esatto. Dove c'è il gambo dell'amo? Ho lasciato un po'. Andiamo a mettere l'innesco molto naturale. Qua lo lasciamo più easy. Andiamo a fare solo qualche giro qua dove c'è la buccia, diciamo, del. E poi andiamo poi, ma tu l'hai visto che fanno tutti questi mezzi colli quando mettono filo elastico, mezzi colli, si ammazzano la vita a fare ruppa. No, con... ma secondo me questo è l'unico. Tac, che... è proprio il metodo adatto per il lancio. Finito. Bravo cugino. Allora. A tua luce. Yeah, signori. Allora ragazzi. Signori, questa non la rilasciamo. Abbiamo preso un'altra lata che questa non la rilasciamo. Questa la portiamo a casa, la mangio. Ragazzi, la secondo pesce andiamo dopo un anno. Il ritorno del cugino. Il ritorno del cugino. E vai, siamo ragazzi. Con la lata. Una bella lata così. All'improvviso. Il paguro. Cugino, ma non è mai dire vero, sicuro? No, no, ma io penso di continuare. No. Direte quando dire vero, sicuro? No, no, che dire? Io ho un altro lancio.
lo farei un altro lancio. Continuiamo? Sì. Bene, pensi, cugino? Sì, 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 direi di sì. Esattamente. Sì, 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 continuiamo, continuiamo. Dai, ragazzi, andiamo, dai. Dai. Ci vuole quella da chilo, ragazzi, quella da chilo. È mezzo morto. Cosa stai innescando, Manuele? Il paguro, ma andiamo a innescare da solamente il culo, diciamo. La coda, il culo. E un po' di carapace per far presa da sull'amo. Ok. Lasciamo un po' di... Cosa abbiamo preso questa sera, Manuele? Una tela, niente di che. Dai, così. Facciamola vedere qui. Un annetto. Giusto, facciamo un po' ha fatto niente, ragazzi, attenzione, si deve sopra il filo, cugino, spostati. Ecco, un attimo che mi sposto subito, carissimo. Occhio cugino, l'altro cugino sembra in capofilo. Dai, dai, che ci sta, dove... E c'è occhio di vede e comunque... Io un altro che non pescavo, lui non l'ho mai pescato mai. Ci sta, dai. Siamo pure senza luce. Siamo pure senza luce. Nonostante tutto, i telefoni devo fare un innesco all'antica. L'innesco fatto dal cugino all'antica. Questo è l'innesco, diciamo antico, ma nello stesso sempre tempo anche elastico. Un poco di filo elastico da sempre su sulla paletta. E infatti all'inizio c'è il gambo dell'amo. Sì, esatto. E dove c'è anche il carapace per tenere. Guarda. Ok, bello l'innesco, dai. Fallo vedere qui, fallo vedere. Bravissimo. Spettacolo. Guardate. Allora, ci apprestiamo al lancio, allora, ragazzi. Dai. Dai, al lancio. Vai, cugino, lancia tu. Tieni cugino. Così. Fai la luce un po'. Vai, cugino. E allora? Lancia tu, attenzione, Fabio, che te lancio con la tia. Ho preso il terzo lancio. Dopo un anno ho preso una rotella, una piccolina, una un po'... Quant'era l'altra? 400 grammi? Sì, mezza chilo. Sì, un chilo e mezzo. Vabbè, 250 grammi. Un chilo e mezzo, vabbè. Allora, c'è il lancio. Terzo tiro. Andiamo. Dopo un anno, fate luce, vai, ragà. Vai, fai luce. Mi sta leggendo così. Acci! Bello, cugino, bello! Ecco qua, signori! Bello. Avanti, vai a mettere la canna lì, mettiamo la campanella perché non abbiamo starlight. Mettiamo la campanella. E ti pigliamo. Campanella. Mettiamo la campanella, là. Ti accontento, signore. Tac! Tac! Campanella, tac! Allentiamo un po' la frizione. Da non troppo, cugino, non troppo, va bene. Allora, aspettiamo il prossimo pesce, dai, speriamo bene. Ne sta facendo video, cugino, non lo luce. E forse sì, dai, me ne fotte, non vedi a prescindere, diciamo sempre che facciamo bene. Vai, siamo in onda. Cugino. In onda, tu non l'hai fatto. In onda. Aspetta, ciao. E vai, cugino. Vai, Adriano. Baffate. Vediamo che sta raccogliendo lenza. Il signor Adriano Sanziga. Ciao, Bob. Cosa, Adriano? Cosa hai detto? Raccogliamo. Vediamo cosa raccogliamo. Raccogliamo e andiamo a casa. Che è meglio. Ovviamente dobbiamo andare a casa. Raccogliamoci. La gargia di miglia. Ancora c'è esca. Oh no. No. Io del drogo. E mi piace tanto se ti piace. Cugino! Poi sto andando una va pubblicata, eh! Però l'ho fatto stesso, Io mi dico, mangiare! Io so mangiare, però tu! Io non lo mangio! Io
E niente, invece non c'è più niente. Siamo quasi all'alba, stiamo raccogliendo gli attrezzi. Che fa amore. Stiamo raccogliendo i peli. Ora nemmeno secondo me a spiaggia se potessi pigliare altre cose. A fare ci ha provato. Raccogliamo i ferri. Ci andiamo a casa alle 5 mattina domani. Esatto. Andiamo, signore. Pigliamo un buio. Niente male, dai. We'll be right back.